Milano comincia dunque in questo momento Palermo-Roma. Subito il si è preso Parodi, Sellar che colpisce Riccardi, diventa però un assist involontario. Allora Riccardi carica il destro dalla distanza, al Tumi si distende, mette il calcio d'angolo, tiro viola, Rizzo contro Riccardi, torna indietro Santoro appena rientrato, può cercare il cross col sinistro in mezzo, la deviazione, la palla che esce davvero di poco sulla colpa di Greco, la palla finisce da parte di Birligea che prolunga, trova l'aggancio di Pezzella che poi non riesce a controllare. Allora attenzione, Cannavo entra in rigore, ancora Cannavo che rientra su Trasciani, il tiro, Greco in due tempi riesce a bloccare, a salvare per il Palermo. Santoro cerca il lancio, attenzione in area di rigore, lo scatto di Mendola che prova ad andare a cross, sfiora Santoro. Il cross direttamente in area con Felipe che prova a saltare, palla detta quella per Cangiano, al limite dell'area Cangiano passa, messo giù, calcio di rigore o punizione? Calcio di rigore, calcio di rigore, il fallo su Cangiano, vediamo se è punizione o rigore, l'arbitro sembrava aver indicato il dischetto, da rivedere, era in area di rigore, era sì, mezzo metro dentro l'area di rigore. E allora la Roma al 93esimo. Sellar, tiro alto, ha scivolato Sellar al momento del tiro, incredibile occasione sprecata dalla Roma proprio a pochi secondi. Rivediamo, Sellar che adesso scivola al momento del tiro e manda alto sopra la traversa.